Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Come creare gli accordi. Allora, sono molto contento di aver iniziato questo progetto perché ho visto che nel primo video, nel quale spiegavo gli accordi in maggiore, ho avuto abbastanza consensi e questo quindi mi fa capire che il progetto può continuare. Allora, se non avete visto il video, qui vi metto sempre il link diretto per poterlo andare a seguire. Io vi consiglio di seguire un po' tutto l'andamento delle lezioni perché giustamente c'è un'evoluzione degli accordi da maggiore a minore, poi settima, sus 4, eccetera. Per adesso facciamo quelli semplici. Oggi, faremo gli accordi in minore. Allora, negli accordi in minore abbiamo sempre le nostre tre note, come vi avevo spiegato nel, primo video. Abbiamo la tonica, la terza, che in questo caso è minore, e la quinta giusta. Allora, partiamo da un concetto abbastanza teorico. Per suonare un La maggiore, noi premiamo con tre dita secondo tasto di seconda, terza e quarta corda, giusto? Allora, analizziamo bene questo accordo. Innanzitutto la tonica è sicuramente il La, perché è la nota che appartiene all'accordo stesso. La terza, quindi quella successiva, se noi contiamo è La, Si. Siccome tra Si e Do non c'è, c'è il distacco di un semitono e non di un tono, noi dobbiamo salire di un tono completo, dal Si passiamo al Do diesis, che è quindi la terza maggiore, e poi la quinta che è il Mi. Allora, come vi ho detto, abbiamo tonica, terza, nel caso della maggiore, terza maggiore e quinta giusta. Adesso nel minore, nell'accordo in minore, abbiamo la terza minore, appunto, dove la terza maggiore nella maggiore, appunto, è il Do diesis. La terza minore sarà sicuramente un semitono più basso, quindi Do. Allora andiamo ad analizzare l'accordo. Avremo il La, la terza minore, che in questo caso è il Do. Ovviamente però Do maggiore, perché da Do diesis siamo scesi a Do maggiore, e infine il Mi. Allora, analizziamo l'accordo stesso adesso del La minore. Sono sicuro che lo sapete fare. Comunque, bisogna premere con l'indice il primo tasto della seconda corda e con medio e anulare il secondo tasto di terza e quarta corda e suonare dalla quinta corda alla prima. Che succede? Noi abbiamo la quinta corda che è il La, quindi è la corda, è la nota tonica. Ricordatevi sempre che in un accordo bisogna sempre suonare la nota più bassa che corrisponde alla tonica. Molti, ad esempio, fanno l'errore che suonano anche il Mi grave, perché pensano che giustamente avendo il Mi cantino libero possiamo suonare anche il Mi. Ricordatevi che comunque un accordo per essere suonato bene deve essere suonato dalla nota tonica, quindi il La minore deve essere suonato dalla quinta corda, quindi dal La. Nella quarta corda abbiamo il Mi, come troviamo, poi nuovamente il La nel secondo tasto della terza corda. Il Mi era la quinta giusta, il La è la tonica, e infine il Do qui nel secondo tasto, che appunto è la terza minore. Questo concetto deve essere utile per poi creare tutta la serie di accordi che ovviamente vi serve. In questo video io ovviamente vi ho spiegato adesso la teoria dell'accordo e adesso vi spiegherò in generale come si formano i vari accordi, quindi La minore, Re minore, Do maggiore, eccetera. Poi giustamente se avete bisogno di un accordo un po' più diverso, a mano che seguiremo le lezioni saprete poi meglio sempre più ricrearle o ricavarle dalla teoria stessa musicale. Allora, abbiamo fatto il La minore, che ovviamente l'ho utilizzato come esempio più semplice di tutta la insomma di tutte le note musicali. Adesso passiamo al Si minore. Per il Si minore basta mettere l'indice da capotasto qui nel secondo tasto della tastiera e con le altre fare un La minore. Quindi con l'anulare premiamo il terzo tasto della seconda corda e con le altre due dita il quarto tasto di terza e quarta corda. Allora, cosa cambia? La minore
Saliamo di due semitoni, quindi di un tono nella tastiera, e diventa ovviamente Si minore. Questo perché se noi lo aumentiamo solo di un semitono, diventa La diesis minore o Si bemolle minore, che è la stessa cosa. Noi saliamo di due tasti e abbiamo il Si minore. Niente di più semplice. Ovviamente ricordatevi che comunque gli accordi non devono essere per forza presi così. Magari il La minore potete anche prenderlo così. Non cambia niente. Questo La minore si prende mettendo l'indice da capotasto nel quinto tasto e facendo un Mi minore nella restante parte della tastiera. Quindi con due dita premiamo il settimo tasto di quarta e quinta corda. Ovviamente viene con dei suoni un po' più acuti, più squillanti rispetto a questo La che è un po' più debole, diciamo. Perfetto. Adesso passiamo al Do minore. Come vi ho già detto, ci sono diversi modi. È sempre una concatenazione. Noi abbiamo fatto il Si minore. Vi ho già detto che da Si a Do ovviamente c'è la differenza di un solo semitono e non di un tono. Non esiste il Si diesis o Do bemolle, a meno che non siate in chiave di violino. Ma per la chitarra ovviamente serve la chiave di violino. Dopodiché, per salire al Do minore, quindi basta salire solo di un tasto. Fare la stessa cosa del Si minore, ma al terzo tasto. Questo è Do minore, questo è Do maggiore e questo è Do minore. Si sente ovviamente la differenza. Perfetto, adesso Re minore. Il Re minore si fa premendo con l'indice, il primo tasto della prima corda, con l'anulare il terzo tasto della seconda corda e con l'indice il secondo tasto della terza corda. Attenzione, vi ho già detto che si suona dalla tonica, quindi non date una bella plettrata forte perché queste due note, queste due corde, il La e Mi, stoneranno e rovineranno l'accordo. Si suona dalla tonica, ovviamente noi abbiamo la tonica nella quarta corda, che è la corda del Re, e quindi suoneremo dalla quarta alla prima corda. Attenzione a non fare. Lo sentite? Questi due ovviamente distruggono completamente l'accordo. Noi possiamo suonare da qui e abbiamo l'accordo completo. Ovviamente non è che per forza se vi scappa una corda, se ad esempio non suonate non pizzicate la quarta corda, non vi preoccupate, ricordatevi che un accordo non è altro che una triade di note che combaciano tra di loro, quindi bastano solo tre note per creare un accordo. Quindi se io suono solo le prime tre corde, ovviamente l'accordo compare, basta che ci sia la triade in tutti gli accordi. Ma comunque ricordatevi di non suonare mai le corde che ovviamente non corrispondono all'accordo stesso, ok? Adesso passiamo dal Re minore al Mi minore. Il Mi minore basta premere con due dita il secondo tasto di quarta e quinta corda. Io vi consiglio di farlo con medio e anulare, questo perché può capitare spesso che l'indice poi ci serva per andare in Mi maggiore. Ovviamente è una regola molto formale, giustamente potete farla come volete, ma di norma, dato che il Mi maggiore si fa mettendo l'indice poi nel primo tasto della terza corda, normalmente noi dovremmo alzare dovremmo alzare l'indice per fare il Mi minore. Quindi il Mi minore di norma, secondo delle leggi che non vi sto che spiegare, dovrebbe essere fatto così. Ma se voi per comodità volete farlo con indice medio o anulare mignolo, potete farlo come volete, insomma. Adesso passiamo al Fa minore. Il Fa minore si fa mettendo l'indice da barré qui nel primo tasto della tastiera e le altre due dita faranno un Mi minore nel terzo tasto di quarta e quinta corda. Se ovviamente vi richiede ad esempio il Fa diesis minore, qualsiasi altro accordo, non vi dovete preoccupare, non vi dovete fermare al singolo accordo che vi sto spiegando, perché sapete che per il Fa diesis minore, ad esempio, se sapete che questo è Fa minore, basta salire di un tasto, quindi di un semitono, e avrete il Fa diesis minore. Nulla di più semplice, no? Passiamo adesso all'ultimo accordo, il Sol minore. Allora, il Sol minore,
Come avete capito, già gli accordi in minore sono una concatenazione degli stessi accordi ripetuti in modo diverso. Quindi, infine, il Sol minore si fa premendo, se eravamo qui con il Fa, qui con il Fa diesis, basta salire di un altro tasto e avremo il Sol diesis, nulla di più semplice. Avremo quindi il barré nel terzo tasto della tastiera e altre due dita nel quinto tasto di quarta e quinta corda. Ricordatevi di farlo non con medio e anulare, in questo caso vi consiglio vivamente di non farlo, sia perché vi stoccate le dita, perché praticamente c'è un movimento non naturale dell'indice e del medio, ma di farlo con anulare e mignolo. Questo perché poi può servirvi il medio per premere altri tasti nella tastiera e anche per fare il Sol maggiore. Ci sono molti accordi, molte canzoni, come ad esempio My Way di Frank Sinatra, dove si fa uno scambio di Sol maggiore e Sol minore. Ovviamente voi non vi conviene fare ad esempio questo Sol, come tutti sapete, e poi questo. Faremo prima questo. Ascoltando la canzone lo potrete capire meglio. Quindi questa è la concatenazione degli accordi. Allora, la lezione di oggi finisce così. Magari vi può sembrare un po' complicata come spiegazione, non da parte mia, ma comunque per riuscire a trovare un accordo. Ma basta riuscire ad ingranare, capire questa differenza tra tonica, terza e quinta, che comunque non è difficile, e riuscirete poi a trovare gli accordi. Se ad esempio vi dicono, dammi un Sol minore, che magari voi non sapete come si fa, voi potete andare a pensare Sol, La, Si, quindi il minore, poi Si bemolle e poi la quinta giusta. Non ci sono problemi, basta solo, è solo una questione di esercizio, va bene? Allora, aspetto sempre i vostri commenti, le vostre opinioni su questo progetto, se avete qualsiasi consiglio, qualsiasi richiesta, che dire? Spero vi sia piaciuta la lezione, spero vi sia stata utile e al prossimo video.